Ciao a tutti amici, bentornati a Giurisi, il diritto in maniera semplice, che oramai, come spero ben sapete, è il canale dedicato alla divulgazione e semplificazione della scienza giuridica. E oramai siamo arrivati a un bel po' di video, un bel po' di visualizzazioni, quindi credo proprio che con questo canale, o meglio con questo episodio, smetterò di ricordarvelo sempre il fine di questo canale, ve lo ricorderò una volta ogni tanto che non fa mai male. Nell'ambito della rubrica I falsi amici, oggi proseguiamo appunto con questo fine e andiamo, dopo aver visto un gruppo di falsi amici, una coppia di falsi amici nel diritto di famiglia, un gruppo di falsi amici nel diritto penale, andiamo a vedere una coppia di falsi amici nel diritto civile, in particolare nella contrattualistica. Mi riferisco alla differenza che c'è tra il recesso e la risoluzione. Vedremo i dettagli e le differenze subito dopo la sigla. A più tardi. Siamo tornati con questo nuovo episodio dedicato a questi falsi amici dell'ambito contrattuale, il recesso e la risoluzione. Perché sono falsi amici? Perché spesso nel linguaggio comune si tende a sovrapporli, si tende a scambiarli e quindi c'è la tendenza a confondere che cos'è il recesso e che cos'è la risoluzione. Spesso si intendono come sinonimi, ma non sono sinonimi, sono due istituti giuridici dell'ambito contrattuale completamente diversi da loro. Cosa li accomuna però? Che entrambi determinano come evento, quindi causa-effetto, la cessazione di un rapporto contrattuale, di un rapporto sostanzialmente tra due persone o tra due parti o più parti, appunto, e di conseguenza chi invoca uno di questi istituti appunto esce fuori dal contratto e quindi oppure fa cessare proprio gli effetti dal contratto. Iniziamo dall'istituto un po' più complesso che è il recesso. Allora, innanzitutto andiamo a spiegare, a capire che cos'è il recesso. Il recesso è il diritto della parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale che lo lega, attraverso appunto una dichiarazione unilaterale di volontà che viene comunicata all'altra parte. Perché quindi è importante questo aspetto? Il recesso è una dichiarazione di volontà unilaterale. A un certo punto una parte decide di non proseguire il rapporto contrattuale, di non proseguire il rapporto. Il recesso ovviamente non è che io mi posso svegliare la mattina e decidere di recedere da un contratto. Ovviamente ci sono delle clausole, ci sono delle condizioni, ci sono dei vincoli a questo recesso, anche se poi vedremo c'è una forma che si chiama recesso ad nutum, che praticamente è un recesso sostanzialmente senza troppi fronzoli. Vediamo appunto il primo grande aspetto: quando si può prevedere il recesso? Il recesso innanzitutto viene previsto da norme di legge e viene previsto soprattutto in quei contratti, okay, dove c'è una prestazione in cui una parte è tenuta a degli obblighi e l'altra parte appunto concede qualcosa. Faccio l'esempio stupido, la locazione. L'inquilino ha un diritto di recesso dal contratto di locazione. Il recesso può avvenire anche nelle società, quindi il recesso dall'incarico del socio, quindi esce il socio dalla compagine sociale di una, appunto, scusate il gioco di parole, di una società. O il recesso che interviene nel rapporto di lavoro, che più comunemente vengono chiamate dimissioni. E il recesso, oltre ad essere legale, appunto, cioè quando viene previsto dalla legge, può essere anche convenzionale, cioè previsto dalle parti, quindi tutti i casi in cui le parti, a determinate condizioni, a determinate verificazioni di alcuni aspetti, possono prevedere appunto la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto.
In quali tipi di contratti, appunto, solitamente viene previsto il recesso? Solitamente viene previsto in quei contratti cosiddetti di durata, e cioè quei contratti come, appunto, la locazione, in cui si prevede un rapporto obbligatorio, in questo caso la locazione, che dura appunto nel tempo. E quindi si dà a una delle due parti, nel caso della locazione, l'inquilino, il conduttore, di recedere anzitempo dal contratto. È vero anche che il recesso non è solo di una parte, è anche dell'altra. Sempre facendo l'esempio del contratto di locazione, ovviamente il locatore può recedere entro 6 mesi dalla prima scadenza del contratto attraverso appunto una dichiarazione dove sostanzialmente decide di non proseguire il rapporto contrattuale dopo la scadenza. Ovviamente il contratto di locazione abitativa è un contratto dove ci sono anche delle garanzie proprio legate all'elemento abitativo, però questo vi fa capire come funziona un recesso. Come vi dicevo, il recesso in ambito civilistico quindi ha la caratteristica di essere unilaterale e si verifica in determinate circostanze, a determinate sostanzialmente condizioni. Cosa porta? Porta ovviamente, come dicevo prima, all'interruzione o comunque la cessazione di un rapporto contrattuale. Da dove differisce dalla risoluzione? Differisce dalla risoluzione perché anche la risoluzione porta alla cessazione di un contratto. Ma la risoluzione è lo scioglimento di un contratto a prestazione corrispettive che si verifica quando sopravvengano fatti che alterano l'equilibrio tra le prestazioni. Che cosa significa? Questa è, diciamo, la definizione teorica della risoluzione. Quindi, nel momento in cui in un rapporto contrattuale si altera qualcosa, quindi c'è un'alterazione del rapporto, allora interviene la risoluzione. E vediamo appunto quando interviene la risoluzione, cioè quando c'è l'elemento patologico del rapporto contrattuale. Quando c'è l'inadempimento, quindi una delle due parti non adempie ai propri obblighi, quando c'è l'impossibilità sopravvenuta di una delle due parti, proprio perché cioè, si possono verificare situazioni in cui non è più possibile per una parte continuare ad adempiere alle proprie obbligazioni, oppure quando c'è l'eccessiva onerosità della prestazione. Cosa significa? Significa quando una determinata prestazione, un determinato obbligo che viene previsto dal contratto si trasforma in qualcosa di talmente oneroso per una delle due parti da appunto squilibrare quello che in termine tecnico si chiama il sinallagma, cioè il rapporto contrattuale. Ecco quindi la grande differenza tra il recesso e la risoluzione. Mentre il recesso è un diritto della parte di uscire fuori dal contratto, quindi di far cessare gli effetti del contratto e non è legata a verificazioni appunto di alterazioni del rapporto contrattuale. La risoluzione invece è una forma che possiamo dire di cessazione del rapporto contrattuale a seguito di una patologia contrattuale, quindi di una disfunzione del rapporto contrattuale. È un po', paragonando un po', infatti ho utilizzato un termine più medico, cioè la patologia. Quando il rapporto contrattuale diventa patologico, crea delle alterazioni nella prestazione delle due parti, allora lì si attivano le diverse condizioni per la risoluzione. Quando invece il rapporto è di tipo normale, quindi è comunque in una condizione non patologica, ma una delle due parti decide di uscire dal rapporto contrattuale, si ha appunto il recesso. Bene, io spero che queste piccole nozioni di carattere giuridico possano esservi stati utili per capire anche in futuro, soprattutto quando andrete a trovarvi a fare un semplice anche contratto di locazione, possiate capire qual è la differenza tra il recesso e la risoluzione, perché entrambi vengono previsti proprio prendendo sempre l'esempio del contratto di locazione all'interno appunto di un contratto. Io non posso far altro che ringraziarvi ancora per il supporto, per le visualizzazioni, continuo a
invitarvi a iscrivervi al canale, a mettere i mi piace. Vi invito ancora una volta a seguire la pagina Facebook, il profilo Instagram, se volete anche gli altri profili miei personali come quello LinkedIn. Continuo ancora a mettervi i link in descrizione di alcune pubblicazioni che ho fatto e anche di una rivista scientifica dove ogni tanto ho il piacere di scrivere, quindi se volete anche vedere ogni tanto i miei lavori. Non mi resta che salutarvi alla prossima puntata. Ciao!